Buongiorno a Davide Giacalone, a cui voglio subito chiedere una cosa. Davide, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Senti Davide, ieri io mi sono lasciato andare a una considerazione, ero rimasto molto deluso da Toninelli, quello che aveva detto due giorni fa in Parlamento, cioè che c'erano state pressioni, ma non aveva fatto nomi e cognomi, insomma. Ieri invece ha parlato, ieri sera è stato ospite di una trasmissione televisiva sulla 7, ne ha dette di tutti i colori, cioè ha detto che ha avuto pressioni secondo lui perché ha avuto una lettera di diffida da parte di un'associazione di categoria e quindi le pressioni avute sul tema autostrade sarebbero arrivate da questa associazione di categoria, tant'è che qualcuno si è domandato ma com'è possibile vivere una lettera di diffida come una pressione? Ecco, partirei da qua perché Toninelli che cosa ha raccontato in tutto questo? Ma naturalmente qual è la vicenda e chi ha parlato o detto cosa con il ministro Toninelli lo sa solo il ministro Toninelli, quindi non lo racconta. Il problema nasce da un'altra cosa, nasce dal fatto che in Parlamento ha parlato di pressioni. Ora c'è un dettaglio che forse non tutti di quelli che ci ascoltano hanno presente. Il ministro è per definizione un pubblico ufficiale. Un pubblico ufficiale non può scegliere se denunciare o meno un eventuale reato, deve farlo, è obbligato a denunciarlo, ma non in Parlamento, non parlando con gli amici, cioè deve farlo presso la Procura della Repubblica. Allora, se in italiano pressioni può significare mi trovo sotto pressione, voi mi state facendo delle domande e mi sento pressato, quindi vabbè, insomma, lascia il tempo che trovo. Oppure nel caso di un ministro, interferenza con il suo lavoro, tentativo di fargli fare una cosa anziché un'altra, e quello è un reato e lo deve denunciare. Il resto appartiene, diciamo, al grigiore delle parole utilizzate in maniera interscambiabile l'un per l'altra, che non aiuta la comprensione delle cose. Ecco, però ha detto una cosa Fulvio e Giusi, bella pesante ieri sera alla 7, cioè ha detto che una componente del consiglio di amministrazione di Atlantia è nel consiglio di amministrazione del gruppo Espresso, lasciando intendere secondo lui che c'è certa stampa che farebbe pressione sulle sue scelte. Devo dire la verità, Repubblica in questi giorni ha fatto un lavoro abbastanza egregio sull'argomento, ci è andato giù anche pesante, quindi anche se insomma secondo Toninelli c'è un conflitto di interessi. Ma scusate, però ragazzi, da un lato ci sono i reati, ne ha appena parlato Davide, siamo tutti d'accordo, se si configurano indagherà la magistratura, che però, perdonatemi, un ministro scopra all'alba del terzo millennio che esistano i gruppi di pressione, che esista in modo anche lecito una volontà a me francamente non è un reato, sembra ma no assolutamente però magari, attenzione. C'è una cosa, questa storia del consiglio di amministrazione è ad onda l'idea che chi scrive riceve ordine di quel che deve scrivere dal consiglio di amministrazione. Allora io non mi occupo di Repubblica, mi occupo di noi stessi qui a RTL, quel che dico sono responsabile io e lo decido io, l'editore lascia libertà di farlo e se non c'è questa libertà me ne vado. Occhio al dire voi avete sostenuto questa tesi perché il vostro editore, perché nel consiglio di amministrazione della vostra edizione c'è il signore, o meglio in questo caso la signora Cialde Italica, perché questa è una tesi volgare che presuppone che l'informazione sia un atto di beneficenza e di bontà verso il mercato. Ma perché? Prendere i voti è un atto di beneficenza e di bontà verso gli elettori? Non scherziamo con le cose serie, gli interessi sono parte della vita civile e di una vita libera in un paese. Naturalmente ciascuno per le cose che scrive può essere denunciato, se ha da denunciare qualcosa su Repubblica vada alla Procura della Repubblica e li denunci, ma adombrare l'idea che rispondono a degli ordini francamente lo trovo intollerabile. Il resto è dibattito pubblico quando lo si riesce a fare alla luce del sole. Vaccini ritorna l'obbligo, non è l'unico giornale a titolare o in apertura, comunque in prima, una notizia che ovviamente dopo un'estate passata a sentir parlare di obblighi flessibili, come dire, mette un punto netto. Leggiamo ancora, vertice sulla manovra, per quanto riguarda le questioni economiche, Davide, se vuoi anche miscelarle, Conte, avvieremo le riforme e non sfideremo l'Unione Europea. L'obbligo dei vaccini non torna, c'è sempre stato e lì è rimasto. Purtroppo abbiamo passato un'estate, ma qui l'abbiamo detto tante volte, a straparlare di questo tema, compreso l'introduzione di concetti esoterici come l'obbligo flessibile, insomma, tutto con una lingua pieghevole che
che per dire, per non dire, a strizzare l'occhio a una certa parte dell'opinione pubblica, mescolare il capriccio, creare il danno, poi alla fine torni alle cose razionali, e non può che essere così. Per andare a scuola bisogna essere, per la scuola di patria bisogna essere vaccinati. E la stessa cosa vale per le questioni dei conti economici. Vedo oggi molti giornali che dicono, beh insomma, ma allora se è così, se si rispettano i vincoli, se si è ragionevoli, ma perché no? Allora va bene, lo spread scende, il presidente Confindustria dice ma questa è un'interlocuzione possibile. Io segnalo che i bilanci di un paese sono annuali, non possono cambiare ogni 24 ore a seconda dell'intervista, quindi benissimo se questo è il tono, ma se la questione vaccini possa servire a vaccinarsi su qualcosa, è che prima di parlare, se si potesse anche un po' studiare e pensare, non sarebbe male. Andiamo adesso sulla prima della stampa, perché proseguiamo con la nostra rassegna. Anche in questo caso, come diceva Fulvio, come su molti quotidiani, il governo gira i Novax, bambini a scuola solo con il certificato, è l'apertura. In realtà poi cerchiamo in questo breve titolo approfondito all'interno un'altra questione di cui si è tanto parlato ieri, la crisi dei migranti, è il sovratitolo, i profughi fantasma della 18, spariti 50 su 144. C'è anche da dire che poi questa mattina la stampa riporta una serie di riflessioni, di pensieri proprio su questa tematica, e nello specifico ci sono le parole dei sottosegretari di Salvini che dicono erano persone così disperate che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio, garantiti naturalmente, per andare chissà dove. Che cosa ne pensi, Davide? Che è una questione incresciosa, questo è esattamente quello che ci rimproverano i paesi confinanti, gli altri paesi con noi confinanti, la Francia, la Germania, cioè dicono guardate, voi poi alla fine ve li fate scappare e illegalmente vanno da altre parti. Chi aveva ospitato, chi aveva ospite queste persone dice ma non sono detenuti, non è che dobbiamo trattenerli, quella è una falla legislativa. Tu puoi essere bisognoso d'aiuto, l'aiuto è doveroso, il soccorso non ne parliamo, ovviamente è doveroso, ma tu sei comunque un soggetto che è entrato illegalmente nel mio paese e in questo momento c'è qualcuno che dovrebbe occuparsi di stabilire se hai diritto di rimanere perché sei rifugiato, oppure se non hai diritto di rimanere perché rimani una persona che è entrata illegalmente nel mio paese. Nelle more di questa decisione, che ovviamente deve essere presa ragionevolmente in fretta, nelle more di questa decisione che te ne puoi andare, perché se no è evidente che il sistema fa falla. Detto ciò, non mi piace neanche la speculazione opposta. Ieri Salvini ha detto ma non erano persone gracili, se hanno bisogno d'aiuto perché rifiutano vitto e alloggio? Ragazzi, non facciamola complicata. Sergio Endrigo, il treno che viene dal sud, riascoltatelo, se sono persone che si stanno spostando per andare a trovare denari, lavoro, possibilità di finanziare la famiglia, non è che si accontentano di un pasto. Il punto è che noi parliamo di soggetti di cui non sappiamo se sono persone che sono scappate da una guerra o se sono venuti a cercare la possibilità di mantenere la famiglia, che sono due cose diverse, una, nessuna delle due illegittime, ma diverse. Detto ciò, questa è la falla del nostro sistema. Però Davide, perdonami, cioè Salvini avrà pure cavalcato questa notizia a fini ovviamente propagandistici, ma insomma ha ragione però, Cioè, insomma, di fronte a una notizia come questa, i 50 migrati che spariscono di punto in bianco, la Caritas che si trova in imbarazzo e deve difenderle dicendo che sono persone libere, non detenuti, insomma, è ovvio che poi c'è una maggioranza larga di italiani che magari non hanno neanche votato Lega o 5 Stelle, che si trovano a dire ma guarda un po'. Non la vedo così, Pierluigi, per il semplice motivo che questa retorica del ma guardateli, sono tutti palestrati, guardateli, sono tutti forti, guardateli, vengono qua solamente a rubarci le cose. Non è, ragazzi, non, così alla lunga ci si fa veramente del male. Non è questa la situazione. In questo momento questi 50 non credo siano tutti all'Excelsior a fare i bagni, sono evidentemente alla ricerca di una maggior fortuna, e siccome questa maggior fortuna la stanno ricercando in maniera illegittima, se non illegale, ma certamente illegittima, quella è una falla. Infatti segnalo, non dovrebbero poter andare in giro in attesa di sapere se possono essere accolti o non possono essere accolti. Ma l'idea che tutti questi che sbarcano sono tutti figli del fitness africano che vengono qui a rubare le cose, occhio, perché a forza di ripeterlo la gente ti può pure dare ragione, ma c'hai torto.
Davide, l'attualità e ci mancherebbe, ogni mattina siamo qui a leggere le prime, dare un'occhiata anche alle pagine interne. Ieri, e me ne scuso perché sai quando hai una nota mentale, poi appunto l'attualità ti travolge. 5 settembre 2018, esattamente 80 anni dall'infamia delle leggi razziali. Te ne volevo lasciarti questa annotazione ieri, ma credo che anche se lo facciamo con 24 ore di ritardo il valore sia lo stesso, perché distratti dall'attualità, dalle notizie, dal potere di oggi, non dovremo mai dimenticare che mani italiane firmarono un'infamia senza tempo, e se lo ripetiamo anche ai nostri ragazzi, credo, Davide, facciamo cosa meritoria. Assolutamente sì, tu non hai esitazioni a definirla infamia, e tale è l'infamia, però non è l'infamia solamente del regime fascista, non è l'infamia della monarchia che li firmò, non è l'infamia solo di quanti le elaborarono, fu l'infamia di un paese, perché l'Italia era da quella parte, gli italiani erano da quella parte. Fior di professori universitari presero il posto degli ebrei cacciati nei negozi, fior di commercianti italiani presero il posto di ebrei cacciati. Oggi l'antisemitismo di quel tipo, ciaputo, lo liquidiamo facilmente, è un'infamia. Ma dovremmo ricordarcene sempre, ogni volta, che sol perché si è in tanti a dir la stessa cosa se ne trae la conclusione che e quindi è la verità ed è giusto, no? E quindi è il momento di dubitarne. Sono le 7:30 in punto. Davide, torniamo sul Corriere un pochino più all'interno, andiamo a pagina 20, una pagina di fatto dedicata un po' alla sicurezza, perché il taglio alto sono le riflessioni della prima pattuglia che utilizza i taser e dice che averli dà sicurezza. Poi c'è un altro articolo a fondo pagina, telecamere negli asili nido e negli ospizi, si sta cominciando a parlarne al Viminale, insomma vorrebbero prevedere questa videosorveglianza, ci sarebbe anche il DASPO per i pusher che spacciano fuori dalle scuole. Ecco, che pensi di queste decisioni, di queste scelte? Allora, guarda, sarebbero i due sottosegretari Candiani e Molteni che si pongono questo problema delle telecamere nelle scuole, fanno bene che ci siano, però non è la prima volta che lo diciamo, però ripeto, telefonate, convocate il sindaco di un piccolo comune della Lomellina, Sant'Angelo, Matteo Grossi, convocate, l'ha già fatto. Con grande soddisfazione sia delle famiglie, che naturalmente sono più tranquilli, sia anche di chi lavora nelle scuole, così si evita l'accusa, purtroppo è successo anche questo, l'accusa ingiusta di aver fatto delle violenze, addirittura degli abusi sessuali. Il problema si risolve, ci sono le telecamere, quindi non c'è trucco, non c'è inganno, e sono tutti contenti, e costa 4 soldi, consultare quel sindaco costa 0. Il DASPO per gli spacciatori, la galera, lo spaccio è un reato particolarmente grave, più che dirgli non puoi più venire, no, bisogna, non puoi più uscire oltre un certo limite, secondo la pena, dalla galera dove è giusto che tu vada. Grazie a Davide Giacalone, ci sentiamo domani, buona giornata Davide. Grazie a voi, buona radio a tutti.